Amici del bene, sappiate che siamo riuniti da parole segrete su un percorso circolare, forse su un bastimento e per una traversata della quale non conosco l'itinerario. Questa storia ha qualche cosa della notte, è oscura e ciò non mi meno è ricca di immagini. Dovrebbe aprirsi su una luce debole e dolce. Quando arriveremo all'alba, saremo lasciati liberi. Saremo invecchiati di una notte lunga e pesante. So bene che la tentazione dell'oblio sarà grande. Una fontana d'acqua pura alla quale non ci si deve accostare per nessun motivo, malgrado la sete. Perché questa storia è anche un deserto. Sarà necessario camminare a piedi nudi, sulla sabbia che scotta. Camminare e stare zitti. Credere all'oasi che si profila all'orizzonte e che non smette di andarsene avanti verso il cielo. Camminare senza voltarsi. Camminare per non essere portati via dalla vertigine. I nostri passi inventano il sentiero a mano che si va avanti. Guarderemo sempre avanti e ci affideremo ai nostri piedi. Ci porteranno così lontano che le nostre menti crederanno a questa storia. Quelli che vogliono partire con me, alzino la mano destra. Un patto di fedeltà. Vi associo alla mia impresa.